mosse importanti per l'Inter, come riportato dal titolo della Gazzetta dello Sport, che apre con il rinnovo di contratto di Barella fino al 2028, firmato Barella. Di spalla, il Milan prova a rispondere con gli acquisti sul mercato di gennaio. Milan, rinforzi a go-go. Taglio alto sul completamento delle urne per Euro 2024, con il rischio di un sorteggio difficile per l'Italia. Che rischi, azzurri? Sul Corriere dello Sport, il verdetto dell'algoritmo sulla corsa scudetto. Inter, scudetto all'84%. Di spalla, verso Euro 2024, il borsino sui convocati di Spalletti. Da Udoge a Kin, ecco i favoriti per Euro 24. Su Tutto Sport, a tutta pagina, un retroscena relativo al 2019 che fa mangiare le mani ai tifosi della Juventus, raccontato dall'ex capo dello scouting, Bellingham, Juve, era fatta. Sfortuna Gavi, salterà quasi tutto il 2024, la Spagna lo richiamerà per le qual. Mondiali. Il giocatore del Barcellona tornerà a vestire la maglia della nazionale solo nel 2025, in occasione dell'inizio delle qualificazioni al Mondiale del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada. La Federcalcio non vuole correre rischi anche per non spezzare il già fragile equilibrio con il Barcellona, ovviamente scosso dalla vicenda. Adesso Gavi dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e dovrà stare assente circa 10 mesi, ma per tornare in campo dovrà aspettare quasi un anno. Il giovane calciatore verrà operato il 28 novembre dal dottor John Carles Monlau presso l'ospedale di Barcellona e dopo l'intervento si stabiliranno anche i tempi specifici di recupero. Il Fulham tornerà alla carica per André. A gennaio nuova offerta al Fluminense. Il futuro di André Trindade potrebbe essere in Premier League. Il 22enne in forza al Fluminense, che recentemente ha debuttato con la nazionale maggiore brasiliana, è un obiettivo del Fulham, società che potrebbe perdere 1-6 suoi pezzi pregiati, ovvero João Palhinha, ancora nel mirino del Bayern Monaco dopo la trattativa estiva saltata all'ultimo istante. CR7 vs Messi un'ultima volta? L'Inter Miami smentisce. Non giocheremo la Riyadh Season Cup. Ronaldo contro Messi, The Last Dance. Turki Al-Sheikh, proprietario dell'Almeria e presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita. Ha annunciato poche ore fa che l'Inter Miami avrebbe partecipato alla Riyadh Season Cup, un torneo che si svolgerà a febbraio del 2024 e che avrebbe visto la sfida tra la squadra di Messi e l'AL Nas di CR7. Peccato che il club della Florida abbia smentito la notizia. Il Gladbach si fa il regalo di Natale anticipato. Lainer torna ad allenarsi dopo il tumore. La notizia più bella arriva durante la sosta internazionale. Stefan Lainer, terzino destro del Borussia Mönchengladbach, è tornato ad allenarsi a 4 mesi di distanza dalla scoperta del cancro. Il giocatore della nazionale austriaca, dopo settimane di terapia, è stato ritratto felice sui campi del centro sportivo insieme al tecnico Gerardo Seoane. Arda Turan raggirato da una banca. 13 milioni bruciati, tutti i miei risparmi sono perduti. Arda Turan e alcuni giocatori ed ex giocatori del campionato turco hanno denunciato di essere stati ingannati da una banca di Istanbul, che aveva promesso ottimi profitti in caso in investimento in un fondo. L'ex trequartista di Galatasaray, Atletico Madrid e Barcellona, attuale allenatore dell'Ilyaspor, di due turca, ha dichiarato al quotidiano catalano Sport di essere stato rovinato a causa di alcuni investimenti infruttuosi. Tutti i miei risparmi sono andati perduti in un istante, ha dichiarato. Kessié non dimentica i tifosi del Barca,
non ci sono molti stadi come il Camp Nou. Purtroppo per lui, le sue ambizioni si sono scontrate con lo scarso minutaggio concessogli da Xavi e la difficile situazione economica del club, che è stato costretto a cederlo in estate per ottenere una bella plusvalenza. Kessié ovviamente non avrebbe voluto lasciare la Catalogna, ma l'offerta di Al-Ahly è stata molto convincente, dopo 43 partite, per un totale di 1797 minuti in cui ha segnato 3 gol e fornito 3 assist, l'ex Atalanta è volato in Arabia Saudita ma ha nostalgia del Camp Nou. Mi manca il calore del Camp Nou e il sostegno dei tifosi. Giocare in uno stadio come quello, con 100.000 spettatori. Non ce ne sono molti così in Europa. Club con la stessa proprietà, la Premier vota contro il divieto di prestito, ride il Newcastle. Una notizia molto importante arriva dall'Inghilterra e potrebbe letteralmente sconvolgere il mercato invernale. Oggi, infatti, si votava in Premier League la mozione che avrebbe dovuto sancire il divieto di prestito dei giocatori tra squadre appartenenti alla stessa proprietà. Contro ogni aspettativa, i dirigenti dei club del massimo campionato inglese hanno votato a sfavore, quindi non ci sarà alcun cambio di regolamento. Bayern Monaco, la riserva di Neuer convince. Per Ulreich in arrivo il rinnovo fino al 2025. Il 35enne ex Amburgo, nonostante sia sempre stato la riserva del collega, ha garantito un ottimo rendimento nel corso di questi primi mesi di gare, tanto che la dirigenza bavarese metterà nero su bianco il suo nuovo contratto. Come riportato da Sky Sport, De Ulreich firmerà fino al giugno 2025. Leverkusen, dopo United e Real un'altra big bussa alla porta per Frimpong, è il Chelsea. Non ci sono solo Manchester United e Real Madrid sulle tracce di Jeremy e Frimpong, terzino destro classe 2000 del Bayer Leverkusen. Il giocatore olandese di origini ghanesi è attualmente fermo ai box per un problema fisico, ma secondo quanto riportato dal Daily Express sarebbe, comunque, entrato nel novero degli obiettivi di mercato per l'estate prossima del Chelsea. Brentford, rinnovo quinquennale per Ayer. Ha firmato fino al 2028. Arrivato al Brentford dal Celtic nell'estate 2021 Christopher Ayer, difensore norvegese classe 1998, ha saputo conquistarsi spazio e considerazione nella rosa delle Bees. Tanto da meritarsi il rinnovo di contratto. Pochi minuti fa il club inglese ha, infatti, annunciato il prolungamento dell'accordo fra le parti fino al giugno 2028 con un'opzione per una ulteriore stagione. Bayern Monaco, Kane. Ho sempre voluto giocare all'estero. Ora vinciamo tutto. La nuova esperienza in Bundesliga, giocare all'estero è qualcosa che ho sempre desiderato fare. Ero al Tottenham da quando avevo 19 anni, ma ho sempre avuto in mente di voler provare una nuova esperienza, una nuova cultura, un nuovo campionato e una nuova squadra. Il Bayern si è presentato al momento giusto, ero motivato dalla sfida. Giocare in un nuovo stadio, con nuovi tifosi. Sono contento di come è iniziato tutto. Gli obiettivi con il Bayern sono vincere Bundesliga e Champions League. Tuchel vuole un altro difensore per il suo Bayern. Nel mirino Varane, Chalobah e Tomiyasu. Un difensore di livello mondiale. E questo, stando a Sky Sport Deutschland, l'obiettivo di mercato del Bayern Monaco per il mercato di gennaio. Thomas Tuchel, tecnico dei bavaresi, ha chiesto alla propria dirigenza un centrale di livello da affiancare all'ex Napoli Kim Min-jae. A tal proposito, sono tre i nomi emersi come candidati alla maglia del club più vincente della storia del calcio tedesco.
dal Brasile Ancelotti ha firmato, sarà il nuovo CT verde oro. Ma il Real non sa niente. Carlo Ancelotti ha firmato il contratto con la CBF, la Federcalcio brasiliana, per diventare il nuovo CT della nazionale verderoro a partire dall'estate 2024. Questa è l'indiscrezione lanciata alcune ore fa dal portale UOL Sport in merito all'accordo, già nero su bianco, fra la federazione pentacampione del mondo e il tecnico di Reggiolo. Perez perennemente innamorato del Made in Italy. Per il dopo Ancelotti il Real punta De Zerbi. Con Carlo Ancelotti oramai promesso sposo della nazionale brasiliana, il Real Madrid dovrà cercare un tecnico che guidi i Blancos a partire dalla prossima stagione. Una ricerca che, stando al quotidiano Sport, sarebbe arrivata a toccare anche l'Italia. O meglio uno dei suoi migliori tecnici, Roberto De Zerbi. Bruno Fernandes giura amore allo United. So di Pro League? Non mi interessa, qui sono felice. Intervenuto a Sport TV Portugal, Bruno Fernandes ha giurato amore ancora una volta al Manchester United. Qui sono felice, anche se la stagione non è iniziata come volevamo. Rumors dalla Saudi Pro League? Io sono concentro sulla nazionale e sullo United. Sono contento dove sono, ha dichiarato il capitano dei Red Devils.